Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi siamo qua con l'ennesimo episodio della carriera del buon Carletto per concludere il calciomercato. Allora, prima di tutto mi devo tra parentesi scusare per il brusco taglio della volta scorsa dopo la firma del Papu, ma il problema è stato che dopo quel punto mi si era corrotta la registrazione. Fortunatamente me ne sono accorto dopo pochissimo, per cui ho potuto salvare il salvabile e tra l'altro siamo ripartiti proprio dal giorno in cui il Papu ha firmato, per cui da questo punto di vista non cambia nulla. Adesso ci restano pochi giorni per concludere, pochi giorni in cui cercherò di piazzare qualche altro piccolo colpo, e adesso toccherà vedere un attimo cosa accadrà. Intanto, cosa fondamentale, lista preferiti, vorrei vedere se riusciamo a prenderci qualche giocatore scambiandolo con quelli che ancora abbiamo noi, nel senso, dove sta? Shabalala non ci hanno fatto sapere ancora niente. Poi avevamo Muntari, ingaggiamolo a fine contratto, che può essere una bella cosa, visto che non ci ha ancora fatto sapere nulla da questo punto di vista. Poi abbiamo Van der Vaart, altro giocatore su cui vorrei investire, che me l'avete suggerito in parecchi. Gurkuf alla fine ho preferito appunto soprassedere, visto che è arrivato il Papu, e effettivamente spendere 10 minuti per Gurkuf sarebbe una follia. Dunque, ho chiesto informazioni su Giovinco, perché anche lui l'avete richiesto in tanti. Sto cercando informazioni su Kluivert, perché potremmo abbinare leggende ignoranti con giovani potenziali leggende. Anche qui suggerimento di parecchi di voi. E se ci fanno sapere qualcosa su Bentner, a parte ce l'avevano già detto, mi sa, l'ultima volta, adesso che ci penso. Se non ricordo male, c'era stata la cosa del è appena arrivato, eccetera eccetera eccetera, che già sappiamo. E il Tanque, altro giocatore per cui ho chiesto informazioni, avevo chiesto appunto prima che si buggasse tutto. E il buon Giaccherini, anche qui ho chiesto informazioni, per cui adesso vediamo un attimino che succede. Eventualmente cercheremo di scambiare qualcuno, fermo restando che appunto adesso abbiamo Pandev in grande spolvero. Guai a chi lo tocca Pandev da quella parte. Vediamo che succede. Allora, abbiamo Troianello, il nostro resoconto. Ma no, ci avevano detto che questo qua era appena arrivato anche lui, no? La trattativa sembra fattibile. Procedi con l'offerta. 200.000 euro, la metà di quello che vale. Se ci cascano, solamente per il nome sarebbe tanta roba lui. Poi abbiamo Muntari, contratto rifiutato. Vorrei prima capire il ruolo. A Muntari, mamma mia, turnover. Si mette a fa pure lo splendido, il buon Muntari. Allora, lui firma per il turnover. Pins, no, Jean-Pierre. Il buon Jean-Pierre. Anche lui vuole sapere il suo ruolo. Allora, caro Jean-Pierre, anche tu potresti essere veramente il fulcro del nostro centrocampo futuro. E già ti vedo al posto di Vampeta, il buon Jean-Pierre. Poi abbiamo la sua richiesta per Kluivert, 4 milioni e 8. Ecco, chi gli possiamo dare per il buon Kluivert, considerando che siamo rimasti con 4 lire? Perché abbiamo solamente 2 milioni? Vabbè. Potremmo buttargli dentro Vizcarrondo. E dare 2 milioni a Vizcarrondo? Ci potrebbe stare, secondo me. Visto e considerato che in difesa siamo belli carichi. Dennis è arrivato di recente, perché non ce lo daranno mai. Giovinco 32 milioni. Avremmo qualcuno per poter fare un mirabolante scambio? Qualcuno che valga tanto? Credo di no. No, a giudicare è giusto Ronaldinho, ma non lo scambierei mai, sinceramente, con Giovinco. Niente. Van der Vaart, attualmente giocatore in prestito. Niente. Ci hanno distrutto il sogno di Van der Vaart. Il Papu ha firmato. La ricerca in Olanda sta per concludersi. Mandiamo il nostro osservatore in Messico. Mandiamolo in Messico a trovare il nuovo Blanco. Tanto sembravo buffa quando ho detto Messico. Andatevi a vedere buffa che pronuncia Maxi Morales. Questa è una chicca che ho trovato ultimamente su YouTube. Merita veramente. Allora, Muntari vuole firmare il precontratto. Allora, Sulley
a fine anno arriva Jean-Pierre. C'è pure Jean-Pierre. Superare le dimensioni massime della rosa con questi cambiamenti resta al di sotto delle dimensioni massime. No, fermi. Bisogna rescindere. Cacciamo via qualcuno. Non mi potete privare di Jean-Pierre. Io non posso fare a meno dei pensi. Dunque, allora. Io direi, anche perché così facendo rischiamo di troncarci tutto. Allora, Pietro De Giorgio, io ti rivorrei a casa, così ti mandiamo via. Richiama, rescindi contratto, bene, addio. Poi, vediamo un po', comprato, mi dispiace per chi l'avrebbe voluto. Di Roberto, anche lui non mi sembri sta cima, richiama dal prestito e rescindi. Abbiamo sacrificato 200.000 euro, praticamente, anzi quasi 300.000 euro, però credo ne sia valsa la pena. Poi, a questo punto, io spero che riusciremo a piazzare qualcuno, perché io Jean-Pierre me lo devo portare a casa. Per cui, Jean-Pierre ci sta, accetta offerta, bene così. Poi, abbiamo un altro spazio libero. Troianello, la somma... Kluivert. Allora, non siamo interessati al giocatore, quindi gliene proviamo a dare un altro che non sia il buon Oswaldo. Potremmo provare a dargli Adam Wilson, il nostro giovanissimo uomo della primavera, alzando a 3 milioni e 8... E Wilson è un po' al di sotto delle richieste, però la richiesta per Pazzini 6 milioni per pazzo, no. Jack Renito 12 milioni, ma che ve fumate. Haruki Fukushima, io uno con sto nome lo devo avere. Mamma mia, no, però è veramente terribile Haruki Fukushima. Vediamo se si può fare uno scambio mirabolante per prendere Haruku. Potremmo dargli lo scolaretto Park. No, più forte Park. Ma no, mi sa che Fukushima sta bene dov'è. Poi Niklas Bentner non ce lo danno. E basta. Per adesso non si può fare nient'altro. Io vorrei chiudere con Kluivert, devo dire la verità. Mi piacerebbe, sarebbe la ciliegina sulla torta, il piccolo Justin. Poi la ricerca in Giappone, non sono sicuro di trovare altri giocatori che corrispondano ai criteri. Ma potremmo mandarlo in Arabia Saudita, qualche campione del Medio Oriente. Allora, hanno trovato l'accordo Adam Wilson e quello che era, 5 anni di contratto, futuro componente prima squadra, 17 anni, anni del Crotone dei Miracoli. Più di questo non possiamo offrirti al momento, piccolo Kluivert. Andiamo avanti. No, contatto rifiutato, perché? Voglio avere un ruolo più importante. Turnover, 4 anni di contratto, 9.000 euro, anzi 5 anni di contratto. Cioè poi sta a Justin, non fa il fenomeno, cioè 17 anni, arrivi, faccio dispo sfondo. Un attimo, con molta calma, adesso vediamo cosa dice. Contatto accettato, bene. Il piccolo Kluivert fa in tempo? Io sogno già Kluivert e Pandev. Sì, ce la fa, c'è. Il piccolo Justin c'è. Allora, è da provare. Pandev è fuori forma, per cui subentra subito il piccolo Kluivert. Poi, visto che Kluivert mi è giovane, lo proviamo con Krasic a fargli da chioccia dietro. Terlizzi titolarissimo oggi con Ranocchia che torna a fare quello che sa fare meglio, cioè il tribunaro. Poi io vorrei provare il Papu oggi, direi che... Papu Gomez, Morimoto e Kluivert. Io penso che un attacco così non si sia mai visto qui su YouTube. Poi mettiamo a centrocampo, oggi vorrei far giocare... Abbiamo preso qualcuno di recente. Potremmo far giocare Mauri, che è un botto che non gioca. Tanto West non sta giocando da mesi. Vai Taribo, non ci siamo scordati di te. E Bergkamp pronto a subentrare.
Che poi potremmo anche provarlo sempre come interno, Bergkamp. È tipo fuori ruolo come poche altre cose al mondo. Però lo voglio provare, visto che, insomma, a fare lui da chioccia a Kluivert su quell'esterno. Detto ciò, puoi salvare le modifiche? Sì. E a questo punto io mi auguro che le cose vadano bene. Poi se ci dovesse servire uno spazio, io mi sa che potrei cacciar via qualcun altro, ma per il momento l'unica cosa che non posso, devo trovare una nuova collocazione per Paulino De Ceglie, perché adesso che c'ha l'effetto Gobbi pure con una gamba sola deve giocare, cioè siamo consapevoli di questo problema che c'è adesso, che se non c'è Gobbi non si vince, per cui bisognerà capire cosa fare di Paulino, magari lo provo sull'altra fascia. Allora, ragazzi, oggi non solo c'è l'effetto Gobbi, ma oggi c'è pure l'effetto Papu. E io, Papu e Morimoto davanti, devono far fuoco. Io voglio vedere Morimoto capocannoniere quest'anno. Adesso come minimo perdiamo 8-0 con l'Empoli oggi. Mamma mia, Krasic, cosa ha fatto? Mamma mia, Krasic, cosa ha fatto? Ma che passaggio era? Una cosa spettrale il passaggio dei belli capelli all'indietro. C'è Krasic che sta veramente in condizioni di labirintite acuta. Oh, bravo, Papu. Morimoto! Per belli capelli che vuole farsi perdonare ma non ci riesce. Per adesso. Bravo, Terlo. Mamma mia, Terlizzi, campione del mondo. È arrivato il piccolo già. Vai, mamma mia, Justin ce l'ha. I pezzi ce l'ha. Bravo, Justin. Bravo, Justin. L'ha messa. L'avevo detto. Si è fatto perdonare subito. Mamma mia. Con i giocatori di quantità sulle fasce, sto crotone rinasce. Bel cross di Justin. E Krasic che non dovrebbe essere lì, perché là è il posto del centravanti. Ma non gliene frega niente, Krasic è anarchico. Krasic fa come gli pare, come i grandi campioni. Mamma mia, Krasic a tutto campo per il Papu. Inventa. Vai, mamma mia, che scatto, Papu. Vai, Papu. No, Papu, perché non riesco mai a crossare come si deve a sto gioco? Bella domanda. No, Taribbo, sto liscio clamoroso. Bravissimo, Dennis. Che cosa ho fatto? Ma perché? Bravissimo, Papu. Vai, Papu. Ma quanto è veloce il Papu? No, però non c'ha il fisico, Papu. Il suo unico difetto è quello. Vai, Giustino. Da oggi il piccolo Justin è Giustino. Rendi fiero papà, Giustino. Niente, non... Volevo far tiro al volo. El Kadouri. No! Che non so neanche come pronunciarlo. No, virgola, o. Era la frase che volevo dire, ma sembrava un no particolarmente sentito. No. È problematico trattarlo, sto giocatore, in telecronaca, eh. Vai, Giustino! Farlo per papà. Bravo, Giustino. Mamma mia! Niente, Mauri arriva corto. Il re degli inserimenti era una volta il buon Stefano Mauri. Adesso è semplicemente un cadavere con gli scarpini blu che calca i campi di Serie A senza sapere bene perché. Bene. Primo tempo ci è piaciuto. Primo tempo solido. La squadra fatica, ma c'è. Allora, io direi di levare uno spentissimo Mauri e buttiamo dentro Pirlo. Ad Infenua domani, semmai. Per il resto, io lascerei tutto com'è. Per adesso, nel senso, non vedo grandi problemi. Giusto Pirlo, tanto che dà un po' più di sostanza al centrocampo. Ah, Papu! Perché c'era Coso che era veramente improponibile. Apri tutto! Mamma mia! Però se nessuno c'è... Ma perché Krasic fa la prima punta? Dov'è Morimoto? Perché Morimoto fa il centrocampista e Krasic si lancia in mezzo? Mamma mia, Giustino. Bravo, Giustino. Va bene uguale. La provo! No, ma l'ho vista troppo dentro. Vabbè, sarebbe stato veramente la fantascienza vera.
Se Krasic l'avesse messa da lì a giro alla Del Piero. Tanto ci ha giocato Krasic con Del Piero, sbaglio. Qualche juventino mi aiuti. Mamma mia Terlizzi. È diventato veramente, sta vivendo una nuova giovinezza Terlizzi. Dalla al Papu. Ci pensa Papu. Papu oggi mi è un po' fuori forma ancora. Deve entrare negli schemi di Carletto. Vai Papu. Te dico vai Papu. Bravo Papu. Ci crede Papu. L'hai visto? Mamma mia Pirlo, che apertura. Ma che poesia sta apertura di Pirlo. Mamma mia. Mamma mia. E Dennis insacca. Il 2-0 che ci mette al sicuro. Bella, mamma mia, che inserimento che ha fatto Dennis. Tantissima roba. Meno male che avevo levato Mauri, se no sta palla arrivava col quasi. Bene così. Ci sta, ci sta. Sta vittoria ci serve veramente come il pane per respirare. Dai che la Serie B si allontana. Se riusciamo a mantenere un buon rendimento e inanellare qualche vittoria contro squadre piccole, forse ne siamo fuori. Ambire ad altro sarà problematico, però l'importante a questa prima stagione è salvarci. No. Occhio al traversone. Mamma mia Gobbi. Vai Papu. Da solo Papu. Perché è partito il trainer? Da solo Papu. Vai Papu. Da solo. Per Giustino. No, è piccolo Giustino. Porca miseria. È basso. Potevi via da tuo padre, che era alto una fracca, no? Apri tutto per Giustino. Andiamogliene a fare un altro. Andiamogliene a fare un altro. Vai Giustino. Giustino da solo, li vuole saltare tutti. Bravo Giustino. No, ma questo è fallo. Ma che alzi le mani? Mi ricordi tanto Pepe quando alzi le mani, che fai peggio falli e poi alza le mani. Non ho fatto niente. Uomo indica 3 minuti di recupero. Fai partire Giustino da solo. Giustino, la voglio sotto al 7. Giustino, vabbè, ma già sei cotto. Però vai Giustino. No, mi è mancato lo scatto bruciante. Bene così comunque, 2-0 che serve tanto e che ci fa uscire definitivamente dalla zona retrocessione in teoria. Vediamo che altro è successo, perché forse archiviamo definitivamente il discorso drammatico, il che non sarebbe affatto male. Basterebbe uscire fuori 5-6 punti. No, l'Austria no, grazie. Dunque, siamo tredicesimi. Addirittura siamo a più 4 dalla zona quella calda. E la zona UEFA, cioè quella che mi costerebbe i capelli rossi e blu, dista 10 punti. C'è una parte di me che prega di non arrivarci mai. Però se la squadra carbura, chissà, magari qualcosa potrebbe anche accadere. Detto ciò, allenamento. E adesso allenamento con Giustino, perché è arrivato. È forte Giustino. Giustino c'è. Giustino può diventare un grande giocatore. Chin O. Ma io andrei sul doppio O più che su Evans. Karamoko. Ma questo non sta. Gli vogliamo far fare un turno di allenamento a Karamoko e vedere che succede. Non lo so. È un DC. Torello. Vaffan Torello, Karamoko. Vediamo con che velocità cresce. Magari scopriamo di avere un campione in casa. Non sarebbe male. Intanto non c'aveva voglia oggi di allenarsi. Va bene così. Allora, mancano pochissime ore alla fine del calciomercato. Siamo 83. L'Austria ci cerca. Ma perché le... Scusate un attimo. Ma Jean-Pierre ha firmato ufficiale. C'è un attimino di vuoto. Allora, prima che io possa commettere errori di cui potrei pentirmi. Cronologia trasferimento. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo fatto. Io non voglio vedere tutti i club. Voglio vedere il nostro club. Allora, noi abbiamo preso... Ordina per data. Ecco, allora, abbiamo preso Kluivert per Wilson, Gomez per Quaresma, Pinzi a parametro 0,
Gobbi a 0 regalato. Sianio a parametro 0 che arriverà. Pandev. Perché Biscarrondo me lo dà adesso? Vabbè. Pandev comprato 2 milioni per Maradona. De Celi è vecchio. Morimoto è vecchio. Krasic è vecchio. Ibrahimovic a parametro 0. Arriverà. Onda a parametro 0. Ma l'ho scordato. Onda. Thiago Motta, Bovo, Pepe, Stendardo, Montari, Bergessio e basta. Beh, direi un gran bel mercato, eh. Toccherà vedere come faremo a gestirli tutti. Però devo dire che complessivamente poteva andare peggio. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è la porta, ma ad oggi non so. Nel senso, potremmo vedere l'ultima cosa. Vediamo se magari queste ultimissime ore ci sia rimasto qualcosa in sospeso da poter vedere. Io volevo tanto Zaccardo, però porca miseria. Cioè, m'hanno veramente distrutto un sogno. Vogliamo fare il colpaccio Nakatomo? All'ultima, giusto per dare un tocco in più di Oriente a questa squadra. Proviamo, ecco, io voglio regalare un sogno agli interisti oggi. Proviamo a dare Crespo all'Inter al posto di Nakatomo. Offriamo 3 milioni, tanto appunto i soldi non ci avanzeranno mai. 3 milioni e 3 e Crespo per Nakatomo. E vediamo che succede. Sarebbe tanta roba portare Nakatomo al Crotone. Scusate se mi sono girato, ma sembrava tipo il film Gli uccelli di Hitchcock. Cioè, avevo un piccione sul davanzale, mi sta mettendo un'ansia che mi fissa. Allora, accettatemi Nakatomo, su. No, siamo interessati al giocatore. Cioè, l'Inter è interessato al grande ritorno di Crespo. Ma noi, ahimè, non abbiamo i soldi. Se io provassi ad alzare un po', tipo 3 milioni e 9 Crespo. Sì, il budget si potrebbe modificare. E vediamo che succede. No, vabbè, sarebbe veramente pura poesia dare Crespo all'Inter. Io credo che veramente potremmo raggiungere dei picchi di epicness. No, dai. E su 4 milioni e 4. Sì. E Crespo. Ce la possiamo fare a portare aiuto a casa. Se no viro violentemente. No, Shabalala non ce lo danno. Offerta accettata. Fermi tutti. Si può fare. 2 anni di contratto. Giocatore importante prima squadra. Abbiamo il terzino destro. Fermi tutti. Arriva aiuto. Io devo averlo. Potrebbe essere veramente l'ultimo grande colpo di questa straordinaria campagna acquisti. Accettato. Gli abbiamo dato Crespo all'Inter. Non ci posso credere. Cioè, rivedremo Crespo con la maglietta dell'Inter, ragazzi. È pura poesia questa fine di calciomercato. A 3 ore dal termine, dalla fine del calciomercato, Crespo torna a vestire i colori dell'Inter. Io non vedo che ci sia Crotone-Inter per vederlo in campo. Perché io chiedo scusa agli amici interisti, ma veramente era troppo bella sta cosa, andava fatta. È come se ci fosse stato un allineamento astrale adesso, tutto è tornato come, cioè si è chiuso un cerchio importante. Oh, il resoconto primavera. Minjae Sock c'ha un potenziale enorme. Minjae. Però c'ha 44 davvero, ma possibile? Ma non è che truffano questi qua della primavera? Cioè, ci stanno a dire che sono campioni in realtà. Ah, intanto il buon Karamoko. Perché non lo posso avere? Il Songryu? Ah, non posso ancora metterlo sotto contratto perché Karamoko sta a caro amico. È troppo giovane. Ahmed Dior? No, sono finiti qua. Beh, io direi che la nostra primavera va bene così. Nel senso, lasciamoli lì. Paraguay ci vuole, la conferenza stampa. Diego Bortoluzzi, ma parla male. Ma ovviamente. Allora, io intanto, raga, adesso dobbiamo preparare la formazione per la prossima volta. Che appunto adesso riprenderemo, visto che è finito il mercato, a fare 2/3 partite a video. Adesso in questi giorni
c'è stato un po' di... ho rallentato un po' con le partite perché appunto volevo concentrarmi di più... adesso ci arriviamo, volevo concentrarmi di più sul mercato. Adesso Ranocchia, mi chiedevo se poteva dare un'occhiata al mio contratto e ritoccarmi lo stipendio, in quanto ritengo che con l'attuale non rifletta il contributo che sto offrendo alla squadra. Possiamo offrire di meno. Cioè, questo è mister, guadagno troppo, la prego di levarmi un po' di soldi. È questo che dice, no? Spero. No? Ronaldinho vuole giocare. Vabbè, è chiaro che Mauri non la gioca, la partita è importante. La giocherà il buon Ronnie. Adesso, prima di salutarci, noi rivediamo la formazione. Allora, io direi che qua, per come si è messa, io devo tornare al 4-3-3 offensivo. Cioè, per forza. Cioè, c'è veramente... abbiamo gli uomini adesso per tornare a questo schema. Allora, Ronaldinho titolare, che però lo voglio far giocare più mediano, cioè più centrocampista centrale. Poi abbiamo Nagatomo e Pandev. Oggi devono giocare assolutamente. Allora, Pandev trequartista, Nagatomo terzino destro. Mi immagino che tu lo sappia fare, infatti. Yudo sa fa tutto. Lo mettiamo vicino a O. Nagatomo O, sull'asse Nagatomo O, dall'altra Terlizzi, Gobbi. Poi Krasic, Ronaldinho, Pandev trequartista, Kluivert e Gomez e Morimoto al centro d'attacco confermatissimo. Anche se, scusate, io direi che potremmo creare in stile foot questo triangolo orientale ad alta chemistry. Chin o Nagatomo, è veramente poesia. Poi io mi porterei in panca il buon Paolino, che è un po' che non vede il campo. E poi ci portiamo Adriano, che magari un'apparizione la potrà anche fare al posto di Mauri. E io credo che questa potrebbe essere la nostra nuova formazione, onestamente. Gomez, Morimoto, Kluivert, Pandev, Ronaldinho, Chin, Gobbi, Terlizio, Nagatomo, Chilavert. Ragazzi, io dopo avervi estasiato con quest'11 titolare, direi che oggi ci possiamo salutare qua. Per cui, niente, fatemi sapere se avete suggerimenti vari e se cosa ne pensate, soprattutto, della mirabolante campagna acquisti del Crotone, in cui noi sì che siamo passati alle cose formali.